Proviamo. Buongiorno Danny. Buongiorno a te Leonardo. Hai visto, c'è il sole fuori. C'è un bel sole e... Bel sole! Napoli in tuo cuore! Per cortesia, non cominciamo a farsi che cazzo. Ribadisco buongiorno a tutti, io ho avuto un risveglio complicato, Danny mi ha svegliato in modo molto aggressivo, sei una persona aggressiva e bullizzante. No, sì, sì, sei un bullo. E si è addormentato presto. E si è addormentato presto, infatti. Dormito troppo. Io, Ricky e Luca abbiamo fatto le ore piccole sul letto, alle ore piccole sul letto. La Red Bull non gli fa niente a Danny. La Red Bull... Chiediamo una sponsorizzazione di Red Bull per Danny perché tanto non gli fa effetto, così devono dimostrare che faccia effetto su tutti, perché sennò lui... C'ha il vaccino contro la Red Bull. Esatto. Va bene, finito il momento stronzata. Ho sputato anche. Siamo a finale Ligure. E adesso siamo a Calice Ligure. Ma c'è un Ah, qua si beve del vino. Siamo a Calice. Non è sputato, no? Guarda, che bella sta battuta. Siamo Calice Ligure. Bellissimo. Si beve del vino. Vedete, sono degli uliveti quelli però. Va bene. Dove andiamo? Andiamo a fare Little Champéry. E Danny ci porterà. Dove li porto? A Little Champéry? Porto la Little Champéry. Dai, chiudi tutto sto cazzo di obiettivo. Siamo arrivati all'inizio di Little Champéry. La nostra guida dice che inizia da qui. Esatto, il cartello era qui alle VS. Cartello era lì alle VS. È vero? Luca, lo vedi? Qua per terra in mezzo alle spine. È lì, perfetto, me lo immagino. Ricky è là in mezzo al giallo perché si sta mimetizzando come maleonti. Si mimetizza nel sole. Si mimetizza e... Boh, andiamo e vediamo com'è sta Little Champéry. Era di là? Ricky! Quindi, non stiamo più facendo Little Champéry, stiamo facendo il trail che non sappiamo cos'è. Abbiamo sbagliato l'incrocio. Però qua tanto... Yo! Linee! Super linee qua! Gincana! Però è figo, eh! È figo, è bello, ma guarda che era bello alla fine! Finita Little Champéry, modifica improvvisata. In corso. Modifica in corso. C'era un lavoro in corso, abbiamo fatto una modifica. Abbiamo improvvisato. Abbiamo improvvisato, ma è venuta bene lo stesso. Adesso torniamo su. Andiamo a fare un trail che abbiamo fatto 3 anni fa all'Enduro Challenger che avevamo fatto io, Danny e Ricky, che era molto carina e boh, andiamo a rifarla. Andiamo. Vi do un bacio, ciao belli. Fine giornata, diamo 60 euro. Vabbè, io sono uno di primi e sono cioè, otto. Nostra guida. Però... Andiamo... Non c'è stato così tanto. No, però sa già tutto Danny. È bastato due volte, si ricorda tutto. Ero bravissimo. L'hai visto in Garfagnana al ritorno. Non voglio immaginare. Le rotonde della Garfagnana non siamo venuti da qua comunque. Perché questa andava di là. Qua. Cazzi, io devo fare. Pelle d'oca, pelle io d'oca. Devo fare l'uomo dei navigatori. L'uomo dei navigatori. La voce tutto di città. Maps. La voce del Tom Tom, lo mettiamo. Tutto città. Quindi da qui partiva 3 anni fa. Ma torna indietro. L'EVS, no, il Challenger, sì. E si chiama, hai detto. Pino Morto. Pino Morto. C'è un Pino Morto a metà, vediamo se c'è. Chi lo piglia vince 10 euro. Voi un po' di flow
Vieni qua. Dio buono. Quando diciamo che la roccia non manca. No, quindi, tutto molto liscio. Ho fatto un'opera d'arte. Questa era un'opera d'arte. Abbiamo mangiato. Vista mare. Vista mare. Luca ha tirato una bella cartella. Prima cartella del giorno. Perfetto. Fa vedere. È bello che gli fa male però dall'altra parte. Però di là che fa male. Perché i sassi di finale non sono perdonano. Duri, sono duri. Finito di mangiare, andiamo a fare la 3 delle VS di 20 anni fa e poi di H uomini. Vero? Grazie Ricky. Grazie Danny e Ricky, chiudi. La magia della Liguria. 16 ottobre, maglietta canottiera da Cocorico e si suda. E questo panorama qua, Ricky. E niente. E niente di più, e niente, solo questo. Il paradiso della Liguria, che figata. Dopo una risalita meravigliosa, siamo arrivati qua, dove parte il trail Briga, che poi lo modificheremo perché andremo verso di là, perciò poi andiamo là dietro che c'è di H uomini. Quindi andiamo a fare Briga, bella Briga, io bella Briga. Bravo! Ciao Danny! Allora. Una risalita così storica. Così storica non l'ho mai fatto. Cioè. Abbiamo un bagaglio di storia. Guarda lì, guarda lì, tutto pieno, era vuoto, eravamo partiti con lo zaino che era vuoto. Davvero, cultura a tutto andare. Cultura pedalando. Incredibile, ragazzi. Cioè, ho la pelle d'oca. Penso che non serva più. C'era Danny che aveva trovato una monetina. Che bello. Cazzo, infatti lì nel tubo qui sotto mi sembrava un uccellino romano. Ah, ti sei lanciato a prenderlo. Così, però purtroppo era tipo un centesimo. Trasferimento così. Era una moneta d'oro di Giulio Cesare. Purtroppo adesso continuiamo e arriviamo su alla DH uomini. Esatto, così. Così, studiando della storia. Che bello. Della storia. Storia. Ciao. Storico. Ciao. Chiudo? Chiudi. Eccoci arrivati in cima. All'inizio della partenza del DH uomini. Noi andremo laggiù e non so, se si capisce dove siamo, quanto è bello, forse lo apprezzerete. Se no dovete venire e provarlo. Andiamo a fare la DH Women. Si parte per la DH uomini. 3 anni fa l'abbiamo fatta in gara. Andiamo a memoria un po', perché non si vede neanche se è pulita. Qua è un vero freeride. Questo uomini è un po' abbandonato. Dio buono, ragazzi. Abbandonato? Finite di H uomini. Rientro a finale, abbiamo un po' di strada lungomare e poi birretta. Bella rega! Bella rega! A questa bellissima giornata. Grande di riding. Bella rega! Finale! La finale Ligure! È stata bellissima! Io faccio un mini discorso, lo devo fare anch'io. Giornata bella, bellissima. Comunque ha tirato la cartella, ma ha continuato perché ne valeva la giornata. Gli H uomini veramente impegnativa per i video. Solo per veri uomini. Solamente per veri uomini.
peccato un po' perché magari se l'ho un po' tenuta meglio forse è più bella, te la godi di più, però c'è quel paesaggio che ti fa dimenticare tutto. La fatica. La fatica. Poi stasera pizzette, domani? Domani Burgonaggio. Bravo. Burgonaggio. Possiamo chiudere? Chiudiamo. Andiamo.